Se c'è una domanda ricorrente che mi fanno le estetiste che mi seguono è: Tony, ci consiglieresti un gestionale per il nostro centro estetico? E questa domanda nell'ultimo anno è diventata un pochino più specifica. Tony, ci consigli Venere o ci sono delle alternative per il gestionale del nostro centro estetico? E io ho iniziato a sentir parlare di Venere nel lontano 2008 e l'ho visto anche alle prime fiere, ai primi Cosmopro. Li ho seguiti nel tempo e ho sentito sempre parlare molto bene di loro dalle mie clienti, dalle nostre clienti, ma anche da altre estetiste che ho conosciuto durante la mia carriera. E allora mi sono detto: ma perché non andare a trovare questi di Venere per capire come sono diventati il gestionale più famoso per i centri estetici? Allora sono andato a Napoli nella loro sede. Intanto il caffè quando arrivi a Napoli, però non può mancare una sfogliatella. Dopo la sfogliatella buonissima, Stefano mi ha accolto nei suoi spazi e mi ha mostrato dove si svolge effettivamente lo sviluppo, gli aggiornamenti, eccetera, insomma, l'operatività che sta dietro un gestionale come quello di Venere. Allora, qui abbiamo la sala sviluppo software, quindi dove tutto nasce dal punto di vista proprio del prodotto. Ok, quanta gente ci lavora qua più o meno? Allora, internamente sono 4 persone. Ok, e mi E poi dicevi poi che tutto è abbiamo, esternalizzato. esatto, abbiamo delle collaborazioni esterne costanti. E in totale arrivi a qualche team? È intorno alle 8 persone per Ok. lo E questa sviluppo. cosa di esternalizzare lo sviluppo è secondo me molto positiva perché oltre a rendere la vita dei collaboratori migliore perché non li costringe al traffico e agli orari di lavoro prestabiliti, fa sì anche che lo sviluppo del software avvenga molto più velocemente, che si bypassino tutti gli errori, perché ovviamente quando esternalizzi un servizio, quelle persone non lavorano soltanto per te, magari vengono contaminate anche da altre realtà con cui collaborano, e questo fa sì che gli errori di uno, i test fatti verso un software piuttosto che un altro, si mischino tra di loro e portino velocità, utilità allo sviluppo di ognuna di queste realtà, in questo caso specifico ovviamente anche nella realtà di Venere. Continuando, qui abbiamo una parte veramente molto molto delicata, La lavagna Tony. nel corridoio, fate le La riunioni qua. lavagna è questa qua. Fanno, ma le riunioni nel Bel corridoio sono tappeto. carine. Abbiamo riportato il funnel di marketing Ok. dell'acquisizione di un nuovo cliente che attiva la prova per 14 giorni. Quindi abbiamo scritto tutte le email che riceverà nell'ultimo funnel. Questa cosa sembra una goliardia, da camerata, diciamo, da compagni di ufficio, da colleghi di ufficio, ma in realtà è molto utile perché consente a tutti i membri del team di sapere e di avere sempre sott'occhio tutto il percorso che fa l'estetista dal momento in cui si iscrive e completa i suoi 14 giorni di prova gratuita di Venere, facendo sì che ogni membro dei vari settori sappia come poter aiutare e intervenire al momento giusto quell'estetista che magari ha bisogno di un aiuto per risolvere un problema, per capire com'è una funzione, perché non ha idea delle possibilità che sono dietro un software così potente come quello di Venere. Qui invece abbiamo una parte molto molto delicata che è l'assistenza tecnica post vendita, quindi ci teniamo molto che il cliente una volta che ha attivato la prova o ha acquistato il software comunque sappia utilizzarlo. Ok, quindi qui c'è anche chi parla al telefono con i clienti. Ok, Sì. che è quello che stanno facendo adesso, credo. Qui invece abbiamo una sala riunioni che è anche operativa, Tony. Là abbiamo una chicca, in realtà mi hanno fatto Da buon scoprire i napoletano. ragazzi, diciamo, nemmeno tanto tempo fa, perché io vedevo questo campo di gioco, però non immaginavo. Praticamente lì abbiamo i top player, gli unici clienti, quelli là di cui non potresti mai fare a meno, che ti chiederanno sempre E più assistenza. rompipalle, ma visto che sono i clienti più Sì. rompipalle, le magliette non devono essere nere, ma bianche e nere dalle parti, Bravo, visto che questa è sono a una chicca Napoli. che mi ha fatto notare Da effettivamente cambiare, da da cambiare cambiare. subito. Sì. E C'è una cosa ho visto, che può Nicolò, interessare, guarda, secondo me. c'è un flusso degli Quello obiettivi. è un flusso di No. un nuovo progetto che Ok. stiamo realizzando. Qui mi dispiace, non posso parlarne. Stefano mi ha fatto promettere di non parlarne, ma credo che possa essere, anzi, sono sicuro che sarà un progetto che piacerà molto alle estetiste. E poi qui abbiamo. Possiamo, Un'altra. possiamo. Bussiamo, dalle voci sembra un'altra stanza Il patronale. socio. Ecco, il socio. Vabbè, lo conoscete, Daniele. Ciao. Siamo da 20 anni insieme, 21 anni quest'anno, Si vede che è socio dalla poltrona, anche lui c'ha quella presidenziale. eh. Appena incontrato Daniele, poi ne ho approfittato di avere tutti e due i soci con me per far loro qualche domanda, per capire come nasce Venere, da dove viene l'idea, come si è sviluppata la loro storia, insomma, tutte quelle cose che non si vedono, ma che alla fine poi sono l'anima di un'azienda. Io inizio subito a bomba con una domanda che faccio sempre a chi lavora in questo settore, come me, come altri che ho conosciuto in questi anni. Ma perché proprio con le estetiste?
Bella volevo domanda, rispondere. bella domanda. Sì, beh, tutto è iniziato 21 anni fa, Tony. Io e Daniele venivamo da un'esperienza di programmazione, quindi avevamo iniziato a sviluppare un po' dei software, però in modo artigianale, al che decidiamo di realizzare un gestionale. E quindi cosa facciamo? Stampiamo una sorta di volantino dove c'era scritto si realizzano software su misura e li distribuimmo sui parabrezza proprio delle auto Ah, proprio parcheggiate dove all'inizio, abitavamo. proprio tipo nel garage. Tipo, esatto, però prima ancora del garage, che non ce Ok. l'avevamo ancora il garage, dovevamo prima trovare qualcuno che E siete partiti dalle macchine, diceva. quindi. E mentre stavamo distribuendo questi volantini, ci ferma un signore che poi era il marito della titolare di un centro estetico che stava proprio sotto casa nostra. Ok. E quindi ci dice: no, ragazzi, vediamoci al più presto perché mia moglie ha un programma, non lo sa utilizzare, poi ha tutte queste schede cartacee, si sta incasinando la vita. E quindi poi da lì prendiamo questo appuntamento con con la Con prima l'estetista zero. estetista zero, che Ok. sostanzialmente ci raccontò due problemi da risolvere, che poi sono quelli che ancora oggi sono più sensibili, diciamo, sono dei nervi scoperti. Agenda appuntamenti e schede E clienti. quindi da lì avete continuato poi con l'estetista perché avete capito che c'è un mercato, perché semplicemente avete capito come risolvere i problemi alcuni problemi dell'estetista. Allora, da lì poi che cosa è successo? Iniziamo a lavorare a questo programma, quindi immagina che ogni giorno andavamo nel centro estetico, gli chiedevamo proprio informazioni alla cliente perché non sapevamo come funzionasse un centro estetico, quindi andavamo dalla cliente, ci diceva le cose come le servivano, noi andavamo nella stanzetta, quella lì, il garage, realizzavamo una versione, gliela portavamo a vedere. Dopo 6-7 mesi di questa cosa qui, installiamo il programma e ci pagano. Da lì pensiamo: ma perché non farlo vedere anche ad altri centri estetici? A quel punto che facciamo? Prendiamo i nostri portatili, i computer portatili, e giriamo proprio fisicamente nei centri estetici di Napoli, ci dividevamo le zone e facevamo vedere questo programma. I risultati all'inizio non erano incoraggianti per una serie di motivi. Sostanzialmente, immagina due ragazzini di 20 anni, che comunque avevamo 23 anni, ti bussano alla porta del centro, vedi se ti piace, cioè. E quindi poi, nello specifico, mi ricordo che un giorno, perché poi a fine giornata ci sentivamo, e Daniele, com'è andata? Come è andata? Daniele mi dice: guarda, abbiamo trovato un altro cliente. Quindi E lì quindi poi poi avete da lì capito che si poteva si fare. poteva fare. Diciamo che alla base, secondo me, ci vuole una grande, un'infinita forza di volontà. È più pensare a quello che potrebbe diventare che quello che è. Quindi è sempre un'ambizione, sempre una voglia di voler rompere, sai, delle barriere, delle cose sconosciute. Non sai nemmeno tu sostanzialmente dove arriverai. Sai solo che devi ogni giorno spingere. Quello era il nostro motto. Ogni giorno spingere sempre. Ti Beh. lascio immaginare dei programmatori, quindi immagina dei nerd, Sì. no? Come eravamo noi a 20 anni, proprio il rapporto umano per noi era tutta una scoperta, riuscire poi a convincere delle persone della validità del nostro prodotto. Poi, come dici tu, facevamo tutto, nel senso che dopo la vendita iniziava la parte più difficile, ci rendevamo conto, perché oltre a dover inserire nuove funzioni, perché ovviamente la prima cliente ci aveva trasmesso delle necessità, ma mai che una volta qualcuno ci dicesse: ok, va bene così com'è. Certo. Quindi io, va bene così, però mi serve anche questo. Però, e il fatto che noi non ci fermavamo mai, non dicevamo mai no, ci ha permesso poi di migliorare costantemente il prodotto, fare l'assistenza dopo la vendita. Siete rimasti voi due, quanto tempo ci avete messo per capire che si poteva crescere, che c'era già altra gente da coinvolgere? Tony, lì in realtà nacque proprio una sfida poi, perché ci rendemmo conto, capimmo il valore del prodotto che avevamo realizzato, aveva un potenziale non indifferente, perché all'epoca i software gestionali non erano tantissimi. E quindi iniziamo a promuoverlo, come diceva Stefano, sia nella nostra città, ma iniziamo anche a spingerci un po' oltre. Poi presentammo il brand Venere e dimmo la possibilità addirittura di scaricarlo. Quindi il potenziale cliente già 20 anni fa poteva installare sul proprio computer il software, provarlo per 30 giorni. Quindi supportavamo, facevamo formazione, spiegavamo il potenziale del software, andavamo a descrivere passo passo come meglio utilizzarlo. E iniziamo a capire che era possibile promuovere e vendere il software anche al di fuori della nostra città. Lì fu veramente un
come dire, una soddisfazione, puoi immaginare, no? Non indifferente, perché da una piccola città, un primo prodotto, un primo software, che tra l'altro ci impieghiamo 6 mesi, ti lascio immaginare quindi il lavoro che ci fu dietro. Iniziamo quindi a venderlo a Roma, Milano, no? Addirittura una delle prime clienti viene da Catania, fu veramente una grande soddisfazione, e da lì poi tutto l'iter, tutto il percorso che abbiamo, che ci ha portato ad oggi, come Però sai, eravate ancora due lì. eravamo sempre io e lui. Poi ci avvalimmo nel tempo di un commerciale, perché ci serviva chi ci desse un supporto, no? Nel promuovere e vendere il software, perché da soli ovviamente non riuscivamo più a gestire sia la parte tecnica che la parte commerciale. Ovviamente poi iniziamo anche con le fiere, con gli eventi fieristici. Partecipavamo alla prima fiera estetica a Napoli, poi da lì ovviamente, sai, sempre in crescita, nuovi clienti, nuove esperienze, nuove formazioni, eventi. Da lì quindi siamo arrivati ad oggi che, come sai, abbiamo un bel pacchetto clienti sparso su tutto il territorio nazionale, ma non solo, perché poi da lì abbiamo fatto anche qualche evento all'estero, siamo stati a Hong Kong, siamo stati in Messico, e ad oggi ci troviamo quindi questa realtà consolidata, siamo leader in Italia in questo settore. Ovviamente il prodotto è cambiato da allora, il settore è cresciuto, il mercato è cambiato, l'estetista si è evoluta tantissimo, quindi sente proprio il bisogno oggi di avere un sistema. Sarebbe impensabile continuare a gestire tutto tramite carta e penna, perché non ci dimentichiamo che un centro estetico veramente ha tante esigenze, forse è una delle attività più complesse da gestire. Quando ho capito che c'era veramente una storia molto lunga di 20 anni dietro quello che è attualmente poi Venere in cloud, ovviamente mi è venuto spontaneo chiedere da curioso del settore come fosse cambiata l'estetista in questi anni, perché in questi anni io ho visto sulla mia pelle, sulla pelle della mia agenzia, che è cambiata tantissimo l'estetista, da che era una semplice artigiana che faceva cerette, trattamenti e massaggi, adesso è diventata una vera e propria imprenditrice che crea i prodotti a proprio marchio, crea dei protocolli di lavoro prestabiliti. E quindi gli ho chiesto: ma voi che cambiamenti avete notato nella vostra clientela? L'estetista cos'è diventata oggi? Stiamo notando, soprattutto negli ultimi 2 anni, che si attivano molte più applicazioni in demo rispetto magari alla piattaforma che va sul computer. Le persone, tutti noi, costantemente utilizziamo uno smartphone, magari il gestionale deve lavorare sul mio smartphone. Ecco perché, diciamo, c'è un boom proprio di richieste di attivazioni dell'app MyVenere. Arrivati a questo punto oggi, che siete in cloud, che le esigenze delle stesse sono cambiate, che siete cresciuti, avete uno staff molto grande, molto coeso, che lavora da tanti anni con voi, cosa è diventato Venere? Come è cambiato rispetto a prima e cosa adesso? Perché non potete essere definiti più solo un gestionale, immagino. Tony, come puoi immaginare, il software ovviamente si è evoluto tantissimo. Il software non abbiamo incluso soltanto funzioni gestionali. Ok, quindi le funzioni principali sono il planning, la vendita, gli abbonamenti, le statistiche, perché poi grazie ovviamente alle statistiche loro riescono a rendersi conto dell'andamento del centro. È fondamentale questa parte qui. Come si può immaginare ad oggi di portare avanti una realtà senza avere un minimo, un rendiconto, un resoconto, poter confrontare magari dei dati rispetto magari a un periodo precedente, che può essere un mese, un anno? Lì ovviamente c'è un grande supporto da parte nostra, perché le aiutiamo ad analizzare le loro realtà. Lo sforzo nostro in questo, soprattutto in questa fase, è proprio farle capire che un gestionale non è soltanto un planning, un'agenda, ma bensì è tutto ciò che viene da quel momento in poi. Poter analizzare delle statistiche suddivise per trattamenti, sapere su cosa principalmente si lavora ogni giorno, quali sono i trattamenti e le categorie più richieste, più effettuate dai loro clienti, quali sono i clienti che iniziano a mancare dall'istituto. Perché come si può immaginare di su un pacchetto che magari a volte arriva anche a 1.000 clienti, ricordarsi a mente chi sono i clienti che a un certo punto iniziano a non frequentare più il centro. E lì il gestionale viene a supporto. E addirittura, grazie a dei sistemi automatici, tu puoi impostare magari delle mail, degli SMS per cercare di far rientrare quelle persone, coinvolgerli. Diciamo che poi nel tempo abbiamo sempre pensato di realizzare qualcosa che guardi al futuro, no? Quindi noi già diversi anni fa abbiamo lanciato una piattaforma proprio di prenotazione online degli appuntamenti. Parlo di diversi anni fa, Tony, perché se ne va a vedere sono passati più di 8 anni, quando abbiamo
abbiamo lanciato il primo sistema di prenotazione online degli appuntamenti. Attraverso questa piattaforma, ovviamente, Tony, come tutte le cose, non è detto che subito piaccia, ok? Ancora oggi molte estetiste l'obiezione al sistema di prenotazione online degli appuntamenti è: no vabbè, ma la cliente deve chiamare al telefono, deve parlare con me, perché so io come devo incastrare l'appuntamento. Ed è giusto. Qual è il beneficio di una prenotazione online H24? Che non ti mandano più i WhatsApp, i messaggi su Facebook. Quando non rispondi su Facebook ti chiedono l'amicizia su Instagram. Oppure la domenica. Quante potenziali vendite si perdono con questo sistema? Forse anche solo quante telefonate non risposte. Sì. Arrivati a questo punto avevo capito da dove veniva Venere, qual era la storia, perché era nata, come si era sviluppata. Però poi arriviamo ai giorni d'oggi in cui non c'è più solo Venere. Ed è vero che ci sono dei competitor sul mercato, alcuni anche molto grossi internazionali, ma molti di questi, ad esempio, prendono delle commissioni sulle prenotazioni, sulla prima prenotazione della cliente finale al centro estetico. Non sempre è una cosa carina da fare nei confronti dell'estetista che già paga un servizio. Allora ho chiesto a Stefano e Daniele, rispetto agli altri gestionali per centri estetici, cos'ha di diverso, cos'ha di così forte, efficace Venere da risuonare nella testa di moltissime estetiste che mi seguono, il gestionale per centri estetici? Io partirei sicuramente dal concetto di specificità. Cioè, il nostro è un gestionale, come abbiamo detto, nato con le estetiste per le estetiste. Un gestionale cresce con le richieste di chi lo utilizza. Se tu senti sempre la stessa tipologia di cliente, è ovvio che quando un centro estetico prova Venere dice: wow, fa proprio tutte le cose che io sono abituato a fare tutti i giorni. Sicuramente è importante valutare un gestionale per l'assistenza che ti dà post vendita. E visto che abbiamo parlato di prenotazioni online, Venere non ti chiederà mai nessuna commissione sulle prenotazioni che riceverai. Allo stesso tempo è ovvio che debba dirti, Tony, che noi siamo il gestionale per i centri estetici e ti diamo anche la possibilità di ricevere le prenotazioni online. Non facciamo business con i clienti che prenotano online per venire nel tuo centro estetico. Il nostro business è far sì che tu abbia una gestione a 360 gradi del tuo centro estetico, con anche la vendita dei prodotti online e la prenotazione online dei trattamenti. Sì, perché rispetto ad altri player del mercato, diciamo che il vostro core business sono l'estetista, la vostra preoccupazione è l'estetista e non il cliente finale. Voi guadagnate se l'estetista va meglio, cioè migliora i propri risultati, a differenza di altri che guadagnano parlando ai clienti finali dell'estetista e quindi gestendo quel flusso lì, gestendo anche quei dati lì. Parliamoci chiaramente, Tony, la cosa più importante che ci ha insegnato questi 21 anni di presenza sul mercato: il cliente fedele. C'è il cliente che per tanti anni, nonostante le difficoltà e le problematiche, decide comunque di restare con te e diventa poi nel tempo il tuo megafono, l'ambasciatore più forte. Perché quando ci arrivano le telefonate, no, io ho lavorato da e aveva Venere, oppure ho parlato con e mi ha detto di Venere, ho fatto un corso, quando hanno chiesto che software utilizzate, io ho Venere, è ovvio che lì, cioè, puoi anche non averlo il sito internet o il sistema, certo, di lead generation digitale, e il cliente ti ha già scelto. Sì, ma questo è quando succede, quando lavori bene, nel senso che si genera quel passaparola che in automatico ti porta un indotto di nuovi clienti interessati che a loro volta poi faranno lo stesso. C'è stato un momento di switch in cui Venere è diventato il gestionale, quindi questo deriva sicuramente dal fatto che c'è un buon lavoro con l'estetista, significa che l'estetista tra di loro fanno uscire quello come primo nome. Dopodiché, dato che avevamo parlato veramente molto, ce ne siamo andati a pranzo e poi siamo ritornati su. A quel punto però ho detto: fatemi vedere quello che può fare Venere, quanto è facile farlo, quanto è facile prendere appuntamento, quanto è facile fare delle azioni di marketing, quanto è facile gestire i flussi di cassa, capire le vendite, in modo da rendermi davvero conto delle potenzialità che oggi ha un software che serve ad aiutare veramente a mettere il turbo alla gestione di reception e di organizzazione, di planning, di pianificazione anche delle entrate e dei prodotti venduti, dei trattamenti, dei protocolli venduti per un centro estetico. Gianluca, dopo che ha scaricato la demo, l'estetista in fin dei conti che cosa si ritrova? La prima schermata che si ritrova è il planning, dal quale può effettuare gli appuntamenti, gestirli sia per operatori che per cabina, inviare anche promemoria via WhatsApp, gestire anche il personale, quindi anche permessi, ferie e malattie. E quanto è facile mettere un appuntamento, diciamo, domani alle 10:15? Basta fare doppio clic, scegliere il cliente, se non è presente clicco su nuovo e creo
al volo l'anagrafe del cliente. I cambi obbligatori sono anche semplicemente cognome e nome, il trattamento, e addirittura posso aggiungere anche il prodotto con altri dettagli all'appuntamento. E da quel momento in poi invia anche qualche comunicazione, se voglio, alla cliente? Sì, si possono inviare promemorie via WhatsApp o attraverso la campanella qui in basso a destra, quindi selezionando il pulsante WhatsApp sul singolo appuntamento nell'elenco, oppure WhatsApp app, che apre proprio l'applicazione installata sul computer, o in alternativa apro l'appuntamento e posso da qui inviare o dall'iconcina in alto il messaggio singolo, oppure in basso posso inviare in simultanea tutti i prossimi appuntamenti del cliente con un solo click. Posso anche inviare WhatsApp ai dipendenti di questa colonna di tutti gli appuntamenti prossimi. Oltre a WhatsApp ci sono diversi strumenti di marketing. Abbiamo tra quelli più gettonati appunto il marketing automation, le automazioni. Abbiamo 4 tipologie di marketing. Abbiamo il benvenuto, compleanno, rimettere appuntamento e frequenza, che è una sorta di recupero clienti che prepara un messaggio a inviare clienti che non vengono al centro da X giorni. In che modo Venere può supportare l'estetista nel tener traccia di quello che sta succedendo anche a livello proprio di incassi, per capire se sta andando bene o male? Andando in statistiche vendite, difatti, trovo tutto quello che ho memorizzato fino ad oggi. Di base lui porta un flusso economico degli ultimi 30 giorni, l'elenco vendite, ulteriori statistiche sull'incassato, il venduto per tipologia. Poi chiaramente posso applicare più filtri di date in simultanea e anche separati grazie al catenaccio. Questo l'andamento visto così già dalla tua estetista secondo me è molto molto interessante, perché ovviamente io che sto magari oberata di lavoro fra cabina, famiglia, gestione delle collaboratrici, è difficile che io tenga sott'occhio questo tipo di andamento, che magari vado a farmi una volta al mese, una volta ogni 2 mesi. Invece averlo ogni giorno mi fa anche capire, qui per esempio c'è stato un picco martedì 16, posso andare lì e capire perché c'è avuto quel picco, che è successo, abbiamo fatto una giornata a porta aperta, c'è stata una cliente che ha comprato un percorso grande, e magari scopro che c'è qualcosa di replicabile che posso fare anche altre giornate e far sì che aumenti subito. Poi sono ritornato da Stefano e Daniele, che intanto si erano presi un caffè nella sala riunioni, per fargli ancora un'ultima domanda. Essendo così facile, così strutturato, potendo fare così tante cose, Venere, però in soldoni, che poi è quello che può interessare magari alle estetiste, quanto e come ha migliorato il fatturato, il flusso di lavoro, la gestione del centro delle vostre clienti? Pensavo a una cliente che aveva una grande ambizione, cioè quella di un giorno effettivamente uscire dalla cabina, diventare realmente un'imprenditrice. Mi ricordo di lei perché anche lei iniziava con carta e penna, ovviamente con le difficoltà del passaggio dalla carta alla penna gestionale, finché poi è diventata bravissima nell'analisi dei dati, quindi non si limitava solo a prendere appuntamenti sull'agenda, a mandare il promemoria degli appuntamenti, la scheda cliente, ma analizzava in modo meticoloso tutti i dati statistici, e poi ha creato il suo metodo. Però è un metodo che vende in tutta Italia, e altre nostre clienti poi mi sono accorto che hanno acquistato il suo metodo. Ok, quindi lei grazie ai dati della parte che dicevamo prima del vostro gestionale di consulente economico è riuscita a capire cosa funzionava, cosa non funzionava, e strutturare un metodo per le sue clienti. Esatto. Poi ha capito, poteva rivendere anche alle altre estetiste perché funzionava. In estrema sintesi, quello che ho capito da questa giornata con i ragazzi di Venere è che per le estetiste avere un gestionale è sicuramente un passo in avanti verso la trasformazione da centro estetico a vera e propria piccola impresa. Ma avere un gestionale creato per l'estetista sulla base dei feedback continui negli anni, come abbiamo visto da queste interviste da parte delle estetiste che chiedevano in continuazione a Daniele e Stefano: possiamo aggiungere questa funzione, possiamo migliorare questa, vorrei qualcosa che mi facesse fare questo. Quindi un software che è nato ascoltando le estetiste può fare veramente tutta la differenza del mondo. È stata una giornata veramente ricca di informazioni e piacevole da trascorrere. Come avete visto, ho chiesto tantissime cose sulla nascita, sulla storia dell'azienda e su come si approcciassero alle estetiste e cosa avessero di diverso, perché al di là di tutti i tecnicismi e delle funzionalità che può avere un gestionale per i centri estetici, credo che la differenza poi la facciano le persone, e in Venere lavorano ancora, per fortuna, per le estetiste, con l'intento di migliorare la vita dei centri estetici e delle estetiste all'interno del centro estetico. Per me questo era fondamentale capirlo, ed era fondamentale anche accertarmene, per poi poter continuare a consigliare, come ho fatto fino adesso, Venere alle estetiste quando mi chiedono di ingestionare. Però detto questo, ci tengo a precisare che gli investimenti nella parte di aggiornamento, di sviluppo e tecniche, la parte tecnica in Venere è fondamentale, e loro investono la maggior parte del loro budget per sviluppare un software sempre migliore che soddisfi sempre di più le richieste delle estetiste, come hanno fatto dal giorno 0
0 e come abbiamo visto all'inizio di questa intervista. Sono felicissimo di aver conosciuto Stefano e Daniele e di aver visto concretamente gli uffici di un'azienda che conosco da tanti anni e di cui sento parlare da tanti anni. E spero che anche voi siate riusciti così a dare un volto, una consistenza più umana a un'azienda che sono sicuro che conoscete e che conoscete da tanto tempo. E colgo l'occasione per ricordarvi che in descrizione trovate un link per accedere, oltre alla prova gratuita di 14 giorni a Venere completa, cioè nel senso che per 14 giorni potrete accedere a tutte le funzioni complete, anche al tutor al telefono che vi aiuta a capire come accedere a una funzione, come fare, come utilizzarla al meglio, eccetera, avete accesso anche all'abbonamento annuale al prezzo più basso di sempre, con 2 mesi in regalo. Questo significa che con il prezzo più basso di sempre accedete a non 12 ma 14 mesi più i 14 giorni gratuiti. Significa 2 mesi e mezzo gratis e non è roba da poco. Se ci stavate pensando, dopo tutte le domande che mi fate in continuazione su gestionare dei centri estetici, che fate? Non vi abbonate a Venere o almeno non lo provate gratis? Dai. Comunque, condividete questo video con le estetiste che vi stanno chiedendo se avete un gestionale, che gestionale usate, quando ve lo chiedono mandategli questo video. Spero che vi sia piaciuto e vi sia servito per dare anche a voi un volto e chiarirvi le idee su uno dei marchi più conosciuti nel panorama dei centri estetici, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!